È stato arrestato ed è ora detenuto nell'istituto penale per i minorenni di Nisida il protagonista della violenta zuffa avvenuta ieri notte in un locale di Viale Antonio Bandiera nella zona orientale della città di Salerno, al termine della quale un giovane minorenne ha spaccato una bottiglia di vetro in testa ad altre due persone. Si tratta di un 17enne originario di Matierno, già noto alle forze dell'ordine, individuato, identificato ed accompagnato in caserma per essere poi arrestato dagli agenti della sezione volanti poco dopo il loro arrivo nel locale dove era avvenuta la violenta lite. Una zuffa finita male con due persone ferite che hanno dovuto far ricorso alle cure dei sanitari al vicino ospedale Ruggi di via San Leonardo, che hanno ricevuto una prognosi di oltre 30 giorni. Ad avere la peggio un giovane di Giffoni Valle Piana non coinvolto nella rissa, che è stato colpito al viso da una bottiglia di vetro. Lesioni personali che hanno portato all'arresto del minore, una lite scattata all'interno del locale, probabilmente per futili motivi, per qualche parola di troppo. Ora l'esame degli approfondimenti investigativi da parte degli agenti della sezione volanti della Questura di Salerno, che indagano su delega della Procura per i minorenni di Salerno, guidata da Patrizia Imperato. Un fatto grave che scuote ancora una volta la movida salernitana, dove discussioni e liti fatte di schiamazzi notturni e spesso anche di violenza gratuita portano a lesioni. Certo è che la colpa di fatti, di liti, episodi di bullismo o danneggiamenti di beni pubblici o privati non può essere addossata alla città in sé, ma semmai ad un disagio giovanile. Così il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli questa mattina, che ha già interessato la Questura di Salerno e la prefettura. Questo con il questore e con il prefetto ci siamo più volte confrontati. Naturalmente mi rendo conto che l'appello probabilmente poi cade nel vuoto, non c'è un feedback. Bisogna fare in modo che dalle scuole, dalle famiglie innanzitutto parta una questione che viene, deve essere trattata a tavola, a cena. Bisogna parlare di queste cose con i giovani e poi naturalmente le istituzioni devono fare la loro parte, che da un lato repressiva purtroppo, dall'altro anche dialogante. Se si riuscisse a fare in modo che di poter parlare con questi giovani, credo che ne usciremo sicuramente confusi noi adulti, ma probabilmente i ragazzi potrebbero avere qualche ripensamento, cioè riflettere perlomeno sulle cose che fanno. Quindi scuola, famiglia, istituzione. È chiaro che ci sono dei campanelli d'allarme, le segnalazioni dei residenti, soprattutto nella zona orientale della città, così come nel centro storico, che poi hanno portato ad episodi di bullismo e di risse, restituiscono insomma uno stato di malessere. La rissa scoppiata in prossimità di un locale nella zona orientale, che ha portato in ospedale con gravi lesioni alla testa un minore, segna insomma un po' di preoccupazione da parte di tutti. Sì, assolutamente sì. L'assessore Trincali insieme al questore e al prefetto stanno facendo delle azioni di monitoraggio per quanto possibile, perché queste risse tra giovanissimi scoppiano all'improvviso. È vero, ci saranno dei campanelli d'allarme, ma non nello specifico. E allora bisogna interrogarsi sulla direzione che sta prendendo la storia della nostra società. La storia sociologica, sarebbe per dire, della nostra società. Bisogna capire, bisogna sforzarsi tutti, ciascuno per il suo merito e per il suo conto, di capire che cosa sta succedendo.